Ci tiriamo su con gli scioperi delle mondine. Maggio 44. Questi sono due piccoli manifesti, credo rarissimi, visto che non ci sono documenti, che incitano allo sciopero delle mondine. Mondarise della pianura bolognese, esigete dai padroni profittatori l'immediata soddisfazione delle vostre assolute esigenze. Due coperture di biciclette. Ma per una ragione molto semplice, perché costano due coperture per bicicletta, aumento del salario fino a lire 6 l'ora più lire 10 indennità di presenza, corresponsione di 4 kg di riso per ogni giornata di lavoro, al mattino 250 grammi di pane, mezzo litro di latte e 50 grammi di salame, anche per fattura, minestra a mezzogiorno e tutto a carico dei padroni. Se non otterrete soddisfazione, scioperate. E via. Questo è l'attacco che poi si ricollega a questo altro documento di cui leggo anche qui un pezzo, che è quello dei gruppi di difesa della donna, che ovviamente rimandano alle lotte delle mondine. Che cosa dovevano fare? Anche questo è un documento, una fotocopia, un po' difficile da leggere, ma ce la faremo. Che cosa dovevano fare i comitati per la difesa della donna? Primo, organizzare nelle fabbriche dei vari gruppi di difesa femminile e di resistenza alla deportazione delle operaie, delle macchine e della produzione, adoperando il sistema dello sciopero e delle fermate di lavoro. Intensificare l'opera di sabotaggio e la collaborazione al boicottaggio della produzione destinata in Germania, continuando nello stesso tempo la lotta per le rivendicazioni immediate. 2. Mobilitare le donne contadine per impedire la spoliazione di quanto si trova nelle loro cascine, nelle loro rimesse, nelle loro stalle da parte dei soldati tedeschi in ritirata, come si è già verificato sulle strade oltre Roma. Mobilitare le massaie per impedire che i nostri viveri siano mandati in Germania, assalendo i depositi dei tedeschi e gli ammassi fascisti. Quindi, insomma, non operazioni da poco. 3. Intensificare l'aiuto ai partigiani rendendosi utili come informatrici, portatrici di ordini, infermiere. I corsi di infermiera dovranno moltiplicarsi e bisognerà accelerare lo studio pratico-teorico. Chiedere per questi corsi la collaborazione degli studenti in medicina aderenti al fronte della gioventù. Chiedere inoltre la collaborazione e l'aiuto dei medici appartenenti ai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Organizzare in ogni città, in ogni rione, in ogni villaggio luoghi di ricovero dove i partigiani feriti e ammalati possono trovare le cure e l'assistenza necessaria. Neutralizzare e disarmare le forze armate repubblicane e svolgere verso di loro una persuasiva opera di propaganda per convincerle che se vogliono salvare la vita devono raggiungere senza indugio le formazioni partigiane, portando con loro il maggior numero di armi possibili. Organizzare la protesta contro i forzati sfollamenti, la parola d'ordine è non sfollare, se ne vadano i tedeschi. Salvare i giovani resistenti dalla morte, strappando le vittime dalla reazione ai carnefici nazisti, manifestando davanti ai palazzi di giustizia, alle carceri, pronte a sfondare le porte delle prigioni se necessario. Da ultimo, collaborare attivamente con tutti gli organismi di massa che agiscono contro i tedeschi e i fascisti, Comitato di Liberazione Nazionale, GAP, Comitato di Difesa Operaia, Scioperi delle Mondine, eccetera. Insomma, ci avevano da fare.